Giancarlo, un weekend fantastico. Sei riuscito a portare un nuovo prodotto, anche un nuovo bilico, e sei riuscito anche a portare a casa il mondiale. La ciliegina, direi. Sì, chiaro. Adesso, indipendentemente dal nuovo prodotto o quant'altro, che cerchi sempre di presentare delle novità che facciano piacere ai tuoi clienti, però è chiaro che l'obiettivo rimane sempre quello, cercare di vincere la gara. È andata bene. Stava andando bene anche nella Z2, abbiamo fatto secondi a pochi millesimi, ma va bene comunque. Alex ha vinto e ha dimostrato che andava forte, era un po' anche che secondo me si meritava un risultato. Alla fine, diciamo, obiettivo raggiunto per il momento. La tua analisi del mondiale di quest'anno con Paolo rispetto a quello dell'anno scorso? L'anno scorso, sinceramente, non so se fosse per il tipo di pista o quant'altro, è stato un po' più facile l'anno scorso. Quest'anno la cosa era molto più tirata, ma se tu vai un po' a vedere a livello di tempi, c'era un minimo di differenza tra i vari piloti. Veramente in due decimi trovavi l'impossibile, probabilmente anche il tipo di pista magari che non crea tanto divario, no? È stato un po' più duro quest'anno, però alla fine ce l'abbiamo fatta. La KZ rimane ancora regno CRG. Guardavo le statistiche anche sul magazine e veramente è un terreno abbastanza inattaccabile. Mi sembra di... segreto, c'è un trucco, è brutto, però dico un segreto veramente costruito. No, nessun segreto. Lavoriamo duro come lavorano duro anche gli altri. In questo momento sta andando bene a noi, ma ciò non toglie che gli altri diventano sempre più competitivi, sempre più forti. Dobbiamo essere comunque pronti a cercare di battere quello che non si può. Quando hai visto Paolo nelle qualifiche indietro, c'è stato forse un malinteso nel fare il giro giusto al momento giusto? Gli è mancato un giro, mi sembra di aver capito. Sì, esatto, è partito un attimino troppo tardi, con le pressioni un pochino troppo basse. Probabilmente con un giro in più si poteva fare meglio. Ciò non toglie che comunque molto probabilmente sarebbe arrivato vicino ai primi, ma non è che ci fosse un divario come poteva esserci l'anno scorso. L'anno scorso c'è sempre stato bene o male un divario di 2-3 decimi tra lui e gli altri. Quest'anno eri preoccupato lì dopo le qualifiche? Sicuramente sì. Ma sono stato preoccupato fino a quando è passato in testa e fino a 4-5 giri dalla fine sono rimasto. Dopo ho visto che la cosa probabilmente diventava un po' più difficile per Anthony per attaccarlo, allora mi sono un attimino, ma ciò non toglie che fino a che non ho visto la bandiera. Scaghi le gambe e facevano così. Io ho pensato a un certo punto che Anthony in una parte della gara, siccome gli rubava quei 50 millesimi ha detto: vuoi vedere che gli sta dietro e sta semplicemente preparando il sorpasso. Ho fatto lo stesso pensiero. E invece poi non so, Paolo ancora riesce a fare delle cose che stupiscono. Alla fine, a un certo punto c'è stato, quando ho visto Anthony che al tornante centrale cominciava un pochettino a pompare, lì ho detto forse non è proprio così tanto comodo, probabilmente è un po' tirato anche lui, no? Ovviamente adesso non so, Paolo, non ho ancora parlato con lui, però penso che Paolo fosse così senza un bel giro, magari sì, puoi avere il mezzo decimo in tasca, non è che hai da darne via, quello è scontato. Vediamo. A livello personale, dopo tanti titoli ti fa ancora effetto o non più di tanto? Giuro che è uno dei titoli che ho sofferto di più. È una delle gare, veramente, lo raccontavo a mia moglie prima, è una delle gare dove ho ancora sentito la palpitazione del cuore proprio forte, che ho detto, non, sinceramente da qualche anno che non sentivo quel tremolio alle gambe e quella palpitazione al cuore. Mi è risuccesso oggi, probabilmente perché vedevo che la cosa non era facilissima, no? Allora avevo un po' quella, però dai, alla fine va bene così. Complimenti. Grazie.